Da un lato Gianfranco Iervolino, ciao Gianfranco, buonasera a te. Ciao, buonasera a tutti, come va? Tutto bene, dall'altro lato invece Gino Sorbillo, ciao Gino. Ciao Gino. Ciao, buonasera a tutti. Vi lascio salutare. Ciao, prima... E allora parto prima da Gino Sorbillo, che è una new entry in questo programma, mentre Gianfranco è un habitué. Gino, qual è il momento del mondo della pizza in generale, a livello mondiale secondo te, visto che sei un imprenditore che ha trasportato un po' in tutto il mondo quello che è il tuo concetto di pizza, e in particolar modo qual è il momento invece per quanto riguarda la città di Napoli? Guarda, allora adesso come in tanti settori c'è un momento di fermo e anche di riflessione. Noi negli ultimi anni, fino a quasi un anno fa, diciamo, stavamo vivendo, diciamo, un periodo d'oro, anche grazie, diciamo, allo scoppio, diciamo, a dei programmi di cucina che negli ultimi anni sono praticamente entrati nelle case di tutto il mondo, diciamo, delle persone di tutto il mondo. Quindi questa cosa ha fatto sì che anche la pizza, diciamo, ne giovasse, avesse dei benefici, compresi ovviamente i pizzaioli che ovviamente fanno la pizza. Quindi questo ha comportato, come dire, grande attenzione, anche riconoscimento poi dell'arte immateriale, di come patrimonio UNESCO dei pizzaioli, voglio dire, ha dato il suo contributo, e ognuno di noi poi, come ben sappiamo, ha cercato e cerca di esprimersi nel miglior modo possibile, raccontando la propria storia e la propria pizza. Purtroppo da marzo scorso, perché è quasi un anno che va avanti questa storia, ci siamo dovuti tutti quanti, ovviamente, anzi praticamente il mondo intero, fermare per aspettare, per meditare, per cercare di ottimizzare, come dire, il nostro lavoro, essendo poi pronti, sperando presto, ovviamente, perché più si va avanti, più la situazione diventerà sempre molto più difficile. Cosa dicono, Gino, le voci di dentro? Nel vostro settore qual è la sensazione su quella che potrebbe essere la proiezione del vostro lavoro? Guarda, la sensazione, noi siamo abbastanza, come dire, noi siamo fiduciosi, ma nello stesso tempo anche scoraggiati. Non ti nascondo che quasi un anno fa, a marzo, aprile, anche io mi sono esposto tantissimo, sono stato tra i primi ad espormi per attirare l'attenzione anche dei media sul settore, perché percepivo che la cosa fosse più grande di quanto si pensasse. All'epoca mi accusarono pure di ingigantire troppo il problema, che la facevo tragica, si è anche scherzato su questa voglia, diciamo, da parte mia e di tanti altri colleghi, di dire: ragazzi, la ristorazione è il pilastro dell'Italia. Gino, non dire tutto adesso, perché poi mi bruci la domanda cattiva che avevo in mente di farti. Gianfranco. Comunque, Gianfranco, mercoledì ci sarà la ripresa della tua attività a Pomigliano, 450 gradi. Qual è il tuo stato d'animo in questo momento, perché siete stati fermi? Io sto facendo conto come devo riaprire di nuovo. È cambiato il mondo, fin quando non toglieremo le mascherine davanti al volto ci ritroviamo, soprattutto nella nostra attività, che adesso rischiamo di fare magari 100 persone a pranzo e non fai neanche una persona la sera. Quindi si è capovolto un po' quello che è il modo di pensare delle persone, il modo di uscire soprattutto delle persone. Io mi auspico che quando prima saremo tutti vaccinati e questa situazione finirà molto presto. Mercoledì riapro con tutti i crismi, un'altra volta con tutte le cose, i dispositivi, misurando la febbre, 4 persone per ogni tavolo, e chiaramente la sera faremo solo l'asporto e aprirò con un minimo di persone. Pensa che ci sono ancora, io tengo 15 persone su 90 posti a sedere, tengo 15 persone a lavorare, 6 scenderanno, faranno un turnover, 7 rimarranno a casa, purtroppo, ahimè, non è colpa mia, ma io non ce la faccio. Beh, non c'è proprio la possibilità di tenere credo tutti, che è chiaro. Ci sono altri 200.000 ristoratori in Italia, 300.000 che stanno nelle mie condizioni. È uno dei settori più colpiti il vostro, è chiaro. Gino, ti volevo chiedere, ma ti sei pentito qualche volta di esserti esposto troppo, di aver avuto tante critiche? No. Sinceramente no, anche perché ti dico, per questa cosa di qualche mese fa, noi ci eravamo organizzati, all'epoca ci ritrovavamo in alcuni gruppi di WhatsApp, poi avendo io appunto altre dei locali anche in altre regioni d'Italia, mi ritrovavo anche nel gruppo Lazio, non so, Lombardia,
Liguria, e in quello della Campania eravamo 200 e passa, diciamo, non solo ristoratori ma attività commerciali, anche di pasticceria, proprio di somministrazione a 360 gradi. Quindi io, quando avevo dei collegamenti, c'erano delle cose, mi confrontavo con tanti amici e poi dicevo: ragazzi, questa cosa, quali sono per, secondo noi tutti, secondo voi, dei punti in comune che io posso, diciamo, segnalare, denunciare? E bene o male i punti erano quelli: la cassa integrazione, il blocco di fitti, il fatto di concederci comunque delle, di non farci chiudere totalmente perché eravamo visti chissà perché all'epoca, ma ancora oggi purtroppo, come degli untori, come coloro che purtroppo potevano trasmettere, sai, come categoria. E poi quando capitava che scattava la polemica, perché alcune persone poi pensavano che fosse, come dire, soltanto mia la battaglia, che mi lamentassi soltanto io come Sorbillo e come Gino Sorbillo, senza andare oltre il proprio naso, capendo che era una cosa per tutti, a tante persone, pure di questi gruppi di WhatsApp che comunque servono a tanto ma servono pure a niente, praticamente non si esprimevano neanche dicendo ovviamente, come avrebbero dovuto fare: guarda, ma in fondo, diciamo, ci eravamo confrontati 220, non mi ricordo quanti ne eravamo all'epoca su questi gruppi. E allora, Gino, come te li spieghi tutti questi attacchi? No, ma non è che mi spiego che c'è sempre voglia di polemizzare sui social, cioè, ma anche se trovi, perché ne so, che un poliziotto eroe salva una cosa, un bambino, c'è sempre quello che dirà la parolina cattiva su quella cosa, cioè, voglio dire, è proprio uno sfogo del momento. Poi in tante persone se ne pentono, perché però non sanno poi quanto può incidere anche un commento negativo o anche un like, una cosa sbagliata. Io devo dire, io ti sarò sincero, qualche volta ho apprezzato la tua difesa della categoria, qualche altra volta magari ho avuto il sentore che magari potessi fare qualche errore, però questo fa parte della critica, perché personaggi... No, ma io sbaglio... Personaggi come voi, come Gino Sorbillo, come Gianfranco Iervolino, siete molto esposti, quindi siete mediaticamente molto forti, quindi è normale che ci possa essere anche la critica dell'invidioso che non sa curare l'immagine come voi, no? Perché in questo caso, perdonami, a marzo-aprile scorso, che mancano 2 mesi a 1 anno, sì, quando abbiamo fatto dei collegamenti, ho fatto dei con Dominica Inn, con Bianca Berlinguer, e ho detto alcune cose ed ero visto come quello che si lamentava troppo, facciamo pure la colletta, qualcuno ha detto facciamo la colletta per aiutarlo, poverino, lo compriamo noi, cioè, che erano proprio cose stupide, cioè, erano proprio da dire, da pensare, cioè, si è verificato col passare dei mesi quello che un anno fa, diciamo, cercava di... No, io andavo un po' più dietro quando c'è stato l'incontro con Matteo Salvini, questo è solo il mio punto di vista. Ma io prima di fare l'incontro mi sono confrontato, senza farti nome, con alcune persone e all'epoca alcuni amici mi hanno detto: guarda, lui era all'epoca il ministro degli interni, quindi interni. È la massima carica di polizia in questo momento, dove tu comunque hai avuto questa cosa, e sono passate da allora 2 anni, non si sa ancora perché, per come, chi è stato e quale sia stato il motivo. Lo devi incontrare per educazione, perché comunque ti hai chiesto di incontrarlo. Quindi io ho la presenza del prefetto, all'epoca era Carmela Apagano, mi sembra. Sì. Lo incontrai in aeroporto, voglio dire, per avere un atto di solidarietà. Comunque il problema, diciamo, l'avevo avuto io. Il solco della cosa, dell'ordine, di quello che è stato, perché pure di altre polemiche, la bomba carta, il track, tutte queste cose di deficienti, sta ancora là, perché non l'ho mai voluto coprire. E sto aspettando il 16 gennaio di quest'anno, sono passati 2 anni, ancora oggi, di sapere perché. Ragazzi, passiamo ad argomenti un attimino più leggeri, come i vostri impasti, no? Allora, torno da Gianfranco, al quale chiedo: Gianfranco, se questo Napoli di Gattuso fosse un impasto, una tecnica, quale sarebbe? Dovrebbe essere un impasto confusionale, perché il Napoli è un impasto vero e proprio, è un impasto proprio vero e proprio confusionale. Il Napoli sta vivendo, secondo me, io non sono un critico di calcio, ho giocato a calcio, per quel poco che me ne intendo, il Napoli sta in un grande status confusionale. Mi auguro che escono fuori e si riprende subito i calciatori, si riprendano subito i calciatori, perché comunque la squadra c'è, però a volte il grande Gattuso poi diventa meno motivatore, perché magari ha problemi con la società, oppure meno problemi, o concordo, più problemi, però questi ragazzi sono un po' emotivi, li ho visti, questi grandi campioni, li ho visti che ogni tanto, quando veramente devono dare la spinta, in più vengono meno. La spinta, e quando il Napoli ci servono quei 3 punti, magari
Un impasto comunque per il Napoli oggi ci vuole un impasto al nero di seppia. ottimo. Al nero di seppia con il profumo del mare, ma con il colore scuro, siamo scuri adesso. Non posso assolutamente d'accordo. Bianco. Ho fatto, che ti voglio dire, con l'allo zafferano giallo sole, un impasto nero. Gino, qual è il tuo impasto in questo momento? Se devi pensare all'impasto che può rappresentare meglio il Napoli, ma di Gattuso, più impasto, io immagino un fritto mitto, fantastico, con i panzerotti, cioè quando uno dice un tempo si facevano questi cuppi di zeppole e panzerotti, e vabbè, a 50 lire l'uno, anche un po' inzavato, no? Questo sale, sai, che così, il sale della vita, vabbè. Incrociamo le dita. Vi chiedo un flash ad entrambi prima di concludere: qual è il futuro post pandemia della pizza margherita? Quali saranno secondo voi le differenze rispetto a quello che abbiamo, insomma, apprezzato, degustato? Vai, Gianfranco. Prima Gianfranco e poi Gino. Ma puoi ripetere la domanda, ti prego? Dicevo, visto e considerato che prima della pandemia, come diceva anche Gino prima, l'arte bianca, l'arte dei pizzaioli è stata riconosciuta, no, a livello internazionale, a livello mondiale, come patrimonio UNESCO, ti chiedevo qual è, alla luce di quello che è accaduto nell'ultimo anno, il futuro della pizza, perché tu parlavi chiaramente. Guarda, la pizza è un pasto che va avanti già da 300-400 anni, quindi voglio dire, anche dopo la pandemia magari si faranno di meno, se ne faranno di più di pizza, ma la pizza è un pasto che non morirà mai, e ricordatemi una cosa, la pizza è sempre il pasto più venduto nel mondo, o ci sia la pandemia o non ci sia la pandemia, quindi io non temo nulla per la pizza, ma temo per l'economia, e speriamo presto, ribadisco ancora le cose di prima, non voglio essere ripetitivo, ma spero che quanto prima riusciamo ad avere i vaccini e andare avanti e ritornare, non dico come prima perché credo che non si ritornerà mai più, però almeno di ritornare all'abbraccio che ci manca noi tutti, soprattutto assolutamente d'accordo. E quindi sorriso. Io credo, non temo niente per la pizza, perché la pizza ha superato le guerre puniche, la prima guerra mondiale, ha superato la seconda guerra mondiale, il vaiolo, figuriamoci se non supera questa cosa qua. Gino? No, io credo che la pizza continui il suo fenomeno di, come dire, globalizzazione, penso che piacerà, anche perché purtroppo noi siamo stati frenati in questi mesi, ma noi sappiamo benissimo che la pizza è uno dei pasti più sicuri al mondo. Infatti io pure per questo all'epoca mi esposi tanto, perché questa cosa forse è un po' servita, perché volevo dire, appunto, voglio dire, una pizza appena sfornata in un forno di 400, appunto, come il nome della pizzeria di Gianfranco, 450 gradi, voglio dire, è messa lì nel box o comunque in questi appositi contenitori e consegnata a casa, voglio dire, è più che sicura. Non è a prova di bomba, a prova di virus, di pandemia, a prova di coronavirus, un forno di 450 gradi, niente, come dire, niente attacca, voglio dire, niente, nessun virus può essere più resistente. E allora da questi microfoni lanciamo un appello a tutti gli amanti della pizza e non solo: andate da Gino Sorbillo, andate da Gianfranco Iervolino, andate nelle pizzerie. Sì. Il nostro prodotto bollente sconfigge tutto e vi tira sul morale, ed è un passo sicuro anche economico. Assolutamente. Perché la pizza la si può per fortuna ancora comprare, altre cose sono diventate inaccessibili. Come ma l'oro. La pizza 4-5 euro si può ancora comprare ad un prezzo anche democratico. E allora grazie a Gino Sorbillo grazie a Gianfranco Iervolino, un ciao, abbraccio Gianfranco. Ad entrambi. Grazie, ciao Gino, ciao a tutti.